Eccoci tornati alla terza parte dell'analisi del film La fine del mondo. Se ti sei perso le prime due parti, le trovi qui nelle schede. Oggi grande colpo di scena in arrivo. Partiamo dal quarto pub. Andiamo a incominciare. Testa di cazzo. Eccoli. Mi dispiace per lui, deve essere dura. Eccolo. Allora, facciamo un recap della prima scena al quarto pub. Il quarto pub che si chiama Le Mani Incrociate.
Per quanto non abbiamo ancora visto l'insegna delle mani incrociate, ne parleremo quando la vedremo più avanti. Però le mani incrociate, ovvero la prigionia, da cosa? Dal passato. E qua abbiamo tutti gli esempi di quanto può fare male il passato. Allora, iniziamo con Omen. Omen che non è più Omen, ma è Oliver. Perché? Perché è passato attraverso la chirurgia col laser per farsi togliere la voglia che aveva sulla tempia e non farsi più chiamare Omen. Il discorso che facevamo prima, Oliver non si accetta per quello che è, lo prendono in giro, lui ci sta male, tanto che è passato sotto i ferri della chirurgia laser per eliminare quella cosa che lo faceva prendere in giro, che poi era anche un segno di affetto in realtà, loro non è che lo dicevano per bullizzarlo, lo dicevano semplicemente per prenderlo in giro amichevolmente, ma lui dava talmente fastidio che si è dovuto far operare per farsi togliere la voglia che aveva alla tempia, invece di provare a lavorare su se stesso e accettare quello che era. Piuttosto che accettare quello che era, anche perché non era invalidante come era una voglia sulla tempia, non era invalidante, quanti abbiamo delle voglie, io ho una voglia sul braccio, ma lui piuttosto che lavorare su se stesso e accettarsi per quello che è, cosa fa? Si camuffa dove può, si dà un tono dove può e dove non può arrivare con il suo ego, con il mostrarsi, atteggiarsi a grande capo, a bullo, passandomi il termine, passa sotto i ferri della chirurgia laser. Poi cosa abbiamo dal passato? Una cosa un po' più divertente, perché dal passato non viene soltanto cose brutte, infatti all'inizio del pub stanno raccontando le cose belle che gli erano successe negli anni 90, tanto che in quel pub lì ci avevano passato il capodanno degli anni 90. E cosa stava facendo Gale all'inizio? Stava guardando i ragazzi, la nuova generazione, che giocava a biliardo, proprio quel biliardo su cui Andy si era addormentato la notte del capodanno degli anni 90. Vedete di nuovo le generazioni a confronto. Ci torneremo di nuovo, sempre nel quarto pub, alle generazioni a confronto e sarà un grande colpo di scena quando le due generazioni si scontreranno. Cosa abbiamo altro? Abbiamo il bullo, Shane Hawkins, che va a prendersi lo sgabello vicino a Peter e Peter lo riconosce, Shane Hawkins non lo riconosce, ma era il bullo che lo picchiava da ragazzino quando erano a scuola insieme ed è dolorosissimo per Peter rivivere quei ricordi. Ogni personaggio, a parte Steve che avrà il suo cambiamento un po' più avanti, abbiamo già visto un cambiamento al secondo pub quando è arrivata Sam e poi il cambiamento con Sam arriverà un po' più avanti fra tre pub quando saremo al settimo pub, è l'unico che qui non ha un punto centrale su cui lavorare. Andy ce l'ha, Andy c'ha gli shots che porta Gary che se ne sta altamente fottendo la sega di i traumi che aveva passato Pete, facendoci ritornare al punto in cui Gary difendeva Pete non perché fosse Pete ma perché Pete era ricco, fosse stato un altro l'avrebbe fatto uguale. Pete traumatizzato, arriva Gary con gli shot. Andy gli fa presente che lui non beve di nuovo ed ecco il trauma di Andy, ovvero il trauma di Andy è il fatto che Gary non voglia accettare il fatto che lui non beva e che non vuole accettare, non vuole affrontare il fatto che lui non beve perché per colpa di Gary. E qui Andy va a attaccare direttamente Gary. Ovvero gli dice, noi siamo degli espedienti, tu non sei qui per parlare con noi, tu non sei qui per una rimpatriata, tu sei qui per ubriacarti e ci stai riuscendo benissimo da solo senza il nostro aiuto. E qui vorrebbero abbandonarlo. Andy gli dice, io me ne vado. Quando non vede che non può andarsene, io me ne torno in ostello. Ed è lì il trauma invece di Gary che esce, perché Gary sa benissimo che Andy ha ragione, ma non può ammetterlo, non vuole ammetterlo, non riesce ad ammettere a se stesso che lui è un alcolizzato. E allora cosa gli dice? Voi siete invidiosi di me perché io sono libero.
non ho legami, non ho un lavoro, io sono completamente libero di fare quello che voglio. A quale costo però? Di essere solo, di non avere una sicurezza, di non avere uno scopo più alto nella vita se non quello di divertirsi, che è uno scopo bellissimo, avere nella vita divertirsi, ma dal punto di vista della società non basta. Tu devi avere un lavoro, devi farti una famiglia per essere accettato dalla società, cosa che Gary non è mai stato. Nel momento in cui Andy gli dice sì, va bene, ma tu devi crescere, no? È il momento di crescere, lui dice sì, ma mamma è morta. E lui dice ok, tua madre è morta, fattene una ragione e vai avanti nella tua vita. Infatti la cosa che dice Gary a Oliver, ovvero... I traumi del passato, se non presi seriamente, se non curati, non ti permettono di andare avanti. Cosa che sta succedendo in primis a lui. E cosa vuol dire? Il fatto che la mamma sia morta, poi vediamo che non è morta, ma cosa vuol dire il fatto che la mamma sia morta? Che l'ultimo legame che aveva Andy con questa società, con questa vita, è sparito. Nel momento in cui è morta anche sua madre, lui è completamente solo. È vero che essendo completamente solo è anche completamente libero, però è una libertà molto sofferta perché non è libero e non può condividere la sua libertà con nessuno, motivo per cui è andata a cercare i quattro suoi amici che hanno accettato perché comunque in piccola parte è vero che invidiano la libertà che ha Gary. Perché li abbiamo visti all'inizio, tutti al lavoro, tutti con i paraocchi a fare quello che dovevano fare. Arriva Gary che scompiglia tutto. Nel momento in cui lui gli dice dobbiamo tornare a casa, Gary ci rimane male perché lui crede di essere tornato a casa, ovvero al punto di inizio, e qui Andy gli ammazza totalmente il fanciullino dicendogli no, noi dobbiamo tornare nelle nostre vere vite, questa qua non è più la nostra vita, non possiamo fare quello che facevamo negli anni 90. Che è un po' troppo parlato forse dal punto di vista del film, forse è la cosa che ammorba un po' di più il fatto che sia molto parlato e il fatto che questo dialogo che hanno Gary e Andy fosse sottointeso fino adesso, l'avevamo capito benissimo, ma ci viene ulteriormente spiegato con questa litigata fra Andy e Gary. È molto bello però che ci sia, a me piace molto perché è l'unico modo che ha Andy di attaccare direttamente Gary. Fargli notare che sono degli espedienti, non è lì per loro come amici, ma loro quattro sono semplicemente degli espedienti per lui, per poter bere e non sembrare più strano di quello che è, ovvero uno che si fa il giro di 12 pub da solo per bersi e sfiancarsi il fegato in solitaria. Nel momento in cui Gary si alza per andare in bagno, scopriamo che in realtà la madre di Gary non è morta. E questo va a peggiorare ancora di più la situazione di Gary. Perché? Perché vuol dire che un legame con questo mondo ce l'ha ancora, ovvero sua madre, ma che è stato lui che l'ha tranciato di netto e non l'ha più sentita. E infatti adesso ci arriveremo. È questo il grande punto per il momento è che sono tutti ancorati al passato, sono tutti con le mani veramente legate, con le mani incatenate. Con le mani incrociate, se vogliamo, anche da questo punto di vista proprio visivo. Andiamo avanti. Siamo a 36 e 6. Ed ecco il segno nel muro. Il segno nel muro è di nuovo un qualcosa con cui Gary deve fare i conti, ovvero il passato, ovvero il fatto di aver idealizzato fino a questo momento il giro del miglio dorato e soprattutto gli anni 90. E infatti tra poco lo dice, andiamo a sentire cosa dice, fra poco, quando arriverà anche il ragazzo della nuova generazione. Quello l'ho fatto io.
vi state divertendo? Noi facciamo il miglio dorato, se vuoi unirti a noi. Potremmo essere come i sei moschettieri. Ed eccoci. Ci avviciniamo sempre di più a uno dei colpi di scena più belli del cinema. E ha detto una cosa importante, Gary, ovvero il pugno del muro ce l'ho dato io negli anni 90, avrò avuto i miei motivi. Ecco qua a sottolineare il fatto che fino a questo momento ha idealizzato gli anni 90, ha idealizzato il miglio dorato. Andiamo avanti e poi direi che... Vabbè, vi dico ancora una cosa fra 20 secondi e poi ci guardiamo la scena che viene dopo e ne parliamo alla fine. Ho detto che facciamo il miglio dorato. Ti credi tanto figo tu, eh? Vero? Noi lo eravamo più di te. Era nostra questa città. Siamo stati dei pionieri, gli abbiamo aperto la strada. Ehi, guardami quando ti parlo. Ecco qua. Il giovane non dà corda al vecchio Gary. E Gary ci fa veramente una figura di merda qua. Immaginatevi entrare in un bagno e vedere un uomo di 40-45 anni che se la prende con un ragazzino che avrà 20 anni, se ce li ha, forse meno. Proprio una figura di merda, da smidollato, da babbucchione. Non so se babbucchione è italiano o genovese, ma da babbucchione. Ci rimprovera il fatto di non dargli il valore che loro hanno, no? Lui, noi siamo stati i primi, abbiamo aperto la strada, è tutto merito nostro, no? Che poi merito nostro di che? Che erano là a giocare al biliardo. Ed è veramente una scena angosciante, è molto patetico, estremamente patetico qui Gary. È forse il momento più patetico che ha Gary ed è... poco prima, quando nel momento lui ha toccato il fondo in questo momento, qua si ribalta tutta la situazione con un colpo di scena geniale di Wright, geniale, che a me mi ha messo in loop, l'avrò messo in loop, la prima volta che l'ho vista l'avrò messo in loop 4-5 volte, perché era qualcosa di fuori da ogni concezione, il cervello non riesce a ragionare una cosa del genere immediatamente, devi starci un attimo lì e dire no, ma davvero sto film sta prendendo sta piega, ed è qualcosa di meraviglioso. Guardiamocela. Ti prego, no, che cosa? Non ti conviene farlo. Oh, davvero? Guardate come si muove la macchina da presa nel bagno, eh. Cioè, ragazzi. Dici, ma che cazzo? È meraviglioso. Eccoli. Continuate a guardare le telecamere come si muovono in questo bagno. Guardate la scena, è fatta benissimo, è bellissima sta scena. Thank you.
meraviglioso, è meraviglioso. Allora, siamo a 41 minuti e 0-0. Ragazzi, qua c'è veramente l'apoteosi del combattimento, della scena d'azione. Allora, la telecamera è chiarissima, cioè l'immagine rimane sempre chiara, si capisce benissimo quello che succede nell'inquadratura, per quanto lo spazio sia, almeno dal punto di vista filmico, stretto e siano tanti personaggi dentro, non c'è confusione, è tutto molto pulito dal punto di vista dell'immagine ed è una performance dal punto di vista attoriale enorme, perché è un balletto. Cioè, da quando entrano gli altri ragazzi a in questo momento che loro riescono a neutralizzare tutti quanti, è un balletto, c'è una coreografia della Madonna e sono tutti bravissimi. Cioè, nella stessa inquadratura magari hai Gary che combatte con un ragazzo, ti entra Omen, Gary esce dall'inquadratura, non è la macchina da presa che si gira verso Omen, è Gary che esce dall'inquadratura e tu guardi Omen, poi segui Omen e seguendo Omen trovi Steve e ti fermi da Steve, poi Steve esce, c'è Andy, gli stacchi sono pochissimi, i tagli sono pochissimi, sono ben fatti, dando una dinamicità molto molto evidente, ma che non stufa, che non ti fa storcere il naso, è molto bello, tu segui il combattimento, tu sei completamente dentro al combattimento, non ti annoia quello che vedi, perché anche perché non stai capendo, cioè almeno la prima volta, e poi dopo per altri motivi, perché è proprio bello, ma la prima volta tu non stai capendo cosa sta succedendo, perché fino a poco prima stavano parlando del passato, di loro che dovevano andare avanti, dei loro traumi, e 4 minuti dopo stanno combattendo contro degli automi ragazzini. E tu dici, ma cos'è, una cosa filosofica? Stanno veramente ammazzando quei ragazzi? Cioè, la prima volta non riesci proprio a capire, fin quando non ti viene spiegata, ovviamente. Non riesci a capire, quindi sei completamente presa dalle immagini e da come si comportano tutti i personaggi, perché 4 combattono, Pete si nasconde, Pete non ha il coraggio di combattere, e lì è il fatto che venisse bullizzato da piccolo, cioè lui non ha mai avuto la forza di difendersi da solo, la forza di mettersi in piedi davanti al problema e affrontarlo. Ed è una cosa che è meravigliosa, il modo in cui te lo raccontano, quando Steve gli cade addosso, gli dici levati, non lo vuole aiutare, vuole scappare. Lì c'è la paura, ovvero l'egoismo di Peter, che non si vuole mettere in gioco per gli altri, neanche per salvare i suoi amici. Ha paura di salvare se stesso, figurati gli altri. E invece gli altri 4 menano come se fossero dei Fabbri Ferrai. E qui c'è tutto il loro odio nei confronti della nuova generazione. Cioè, li saccano di botte così, non tanto perché sono degli automi. Questa qui è una lettura mia, ma poi ci torneremo, ci sono delle cose che seguono questa mia teoria. Ma li saccano di così di botte perché sono giovani, perché sono la nuova generazione. Cioè, loro la odiano, questa nuova generazione, perché ha rubato il loro posto, loro si sentono derubati, specialmente Gary, si sente derubata della sua giovinezza, perché
Loro sono il simbolo del nuovo che avanza e che lo stanno e che li sta fagocitando e li sta spingendo sempre più avanti nel tempo e negli stadi della loro vita. E loro, lui soprattutto, Gary non vorrebbe, ma da qui loro, i nostri eroi, i nostri protagonisti, dovranno prendere quel posto che hanno rubato alla nuova generazione, perché avendo deflagrato la nuova generazione completamente, loro si impongono da soli e quindi si legano le mani, ovvero a prendere il posto della nuova generazione. Loro dovranno continuare a fare quello che stavano facendo prima, che era una cosa totalmente fuori tempo dal punto di vista di Gary. Se l'avessero fatta come volevano gli altri, non sarebbe stato fuori tempo, sarebbero stati cinque amici che andavano a bersi una birra a un pub, e questa cosa qua si può fare dai 16 ai 99 anni, anche a 100 volendo, ma a 100 non ce li vede a bere delle birre a un pub, ma sarebbe molto bello arrivarci. Il modo in cui invece voleva farlo Gary era proprio come lo faceva negli anni 90, ovvero allo sfascio sfrenato. E loro dicono: non è più il nostro tempo di fare una cosa del genere. Ma adesso devono per forza farla perché hanno rubato il posto ai giovani, che comunque non lo stavano facendo, e soprattutto devono farlo per non far capire che loro sanno che sono degli automi. E tutto questo qua verrà spiegato più avanti, ma volevo portare un attimo a conclu volevo concludere un attimo il discorso. Ora guardo se devo dirvi ancora qualcos'altro, perché c'è veramente un mare di cose da dire su questa roba qua. Ecco, altra cosa importante. Tutto quello che abbiamo visto finora, ovvero Newton Haven, i cittadini di Newton Haven, i pub di Newton Haven, loro come si rapportavano con i cittadini di Newton Haven, cambia prospettiva, perché prima Gary era lo strano e i cittadini di Newton Haven, la vita intorno a Gary era quella normale, ovvero i vuoti erano i normali. E qui c'è una grandissima critica alla nostra società da parte di Wright, perché chi era lo strano? Era Gary. Perché si racconta questa storia? Perché Gary è lo strano. Invece adesso cambia completamente. Perché si racconta la storia? Perché il mondo è invaso dagli alieni, che è molto l'invasione degli ultracorpi, film meraviglioso degli anni 50, del fine anni 50, in cui c'era questa razza aliena che si stava propagando in questa cittadina proprio come fanno i vuoti, proprio come fa questa società aliena a propagarsi a Newton Haven. Guardatevelo se non l'avete mai visto, l'invasione degli ultracorpi, va visto, un film molto bello. Ovvero standardizzando i cittadini di quella cittadina per poi propagarsi in tutto il resto del mondo. E questa qui è una forte critica che fa Wright, soprattutto al mondo occidentale, perché adesso lo strano è il cittadino comune che si comporta come i vuoti di Newton Haven, che è più strano di Gary. Altra cosa, se prima l'unico puntino nero vero sul foglio bianco era Gary, adesso tutti e cinque che sanno la verità sono veramente dei puntini neri su un foglio bianco, quindi sono la minoranza. Il problema è che adesso tutti e cinque sono la minoranza, sono una minoranza della popolazione, e di solito la maggioranza cosa fa con le minoranze? Tende a soffocarle, perché la maggioranza non vuole cambiare, vuole rimanere quello che è, per quanto è inevitabile che la maggioranza cambi grazie alle minoranze, ma tenterà sempre di soffocare le minoranze. E quindi adesso è il momento più pericoloso in cui devono agire i nostri personaggi. Andiamo avanti, vediamo un secondo se c'è ancora qualcosa da dirvi. Andiamo avanti. Ma che ci sono questo? Che cazzo significa ma che ci hanno?
ragazzo. Ah, ecco. Non è una cosa possibile, vero? Invece sembra di sì. Io non ci posso credere. So, amico. Non posso credere che hai mentito su tua madre. Mi ripasso ancora la madre di Gary. Chiedere aiuto. No, non farlo. Io chiedo aiuto. Non sappiamo quanti ce ne sono. Chi vuoi chiamare? Vanessa. Chi è Vanessa? Mia moglie. E perché la chiami? Perché è mia moglie. Hai detto che non sappiamo quanti ce ne sono. Io pensavo solo al papà. Oh, meglio non avere sorprese. Non c'è la linea. Tu riesci a chiamare sempre. Ho tutte le tacche, ma non ci riesco. Deve essere la rete. Allora, piccola cosa sulla madre di Gary, Andy che dice che le ha detto alla madre di Gary che non lo sente da 8 mesi. E lì è proprio il taglio che ha fatto Gary col passato per essere totalmente libero anche con sua madre. Quindi lì l'egoismo di Gary esce di nuovo, ovvero voglio essere libero e quindi taglio i ponti anche con mia madre. Cioè non me ne curo, probabilmente anziana signora, non me ne curo perché io devo essere libero, egoista al massimo. Andiamo avanti. Ora fate attenzione, specialmente all'audio, perché c'è una chicca che ha inserito Wright che è molto potente, se viene percepita. Io l'ho percepita tipo 3-4 volte dopo che avevo visto il film. Ma che cazzo? Che aria tira? Normale. Molto normale. Non mi piace. Che facciamo? Eccolo. Non so se si è sentito, io ve lo rimetterò più forte poi in montaggio se non si è sentito dal video. Che aria tira? Normale. Molto normale. Non mi piace. Che facciamo? C'è una piccola interferenza. Non la prima volta che guarda, ma la seconda, quando dice molto normale, c'è una piccola interferenza nell'audio, che è la stessa interferenza che si può sentire nelle casse quando arriva una chiamata. Quell'interferenza è la realtà che crolla. È il fatto che loro adesso sanno la verità sui cittadini di Newton Haven. E quell'interferenza tornerà in certi momenti, specialmente quando c'è la nuova generazione. Perché la nuova generazione, ovviamente essendo degli automi, poi torneranno. E loro, perché loro sono stati la chiave che hanno aperto la porta, che hanno fatto aprire gli occhi ai nostri personaggi, che hanno capito la vera entità che c'è dietro ai cittadini di Newton Haven. Ovvero la rete, quindi internet se vogliamo, quindi la standardizzazione passa per i social, passa per internet, passa per l'America, passa per il capitalismo se vogliamo, la critica è proprio a tutto tondo, la critica che fa Wright è proprio a tutto tondo al nostro mondo, alla nostra società in cui viviamo anche noi, comunque. Cos'altro dire? Ah, altra cosa... Il momento in cui Gary capisce che sono tutti stati sostituiti dagli automi, lui è felicissimo perché dice non siamo noi a essere cambiati, ma sono loro che sono cambiati. E dice ok, quindi non sono io che sono totalmente disadattato e voi che mi avete seguito con me a essere disadattati, ma è tutto il resto del mondo che è cambiato e sono tutti degli automi e nessuno sa più divertirsi, nessuno sa più... passatemi il termine, gioire della vita. Molto bella sta cosa, molto bella. Ma
In realtà, ovviamente, ciò non toglie che Gary abbia dei problemi. E infatti poi vedremo più avanti. Andiamo avanti. Grande Andy. Che cazzo? Abbiamo detto a tutti che facciamo il miglio dorato. Tu lo hai detto. Se saliamo sulla bestia e ce la fermiamo, capiranno che noi sappiamo. Se invece continuiamo e andiamo dove dovremmo andare, loro non capiranno. Che cosa che sappiamo? Propongo di finire il giro e andarcene zitti zitti domattina. Un attimo, quello che stai dicendo, fermiamo il miglio dorato. È impossibile ragionare con lui. Giù le birre e via con Bubu. Ecco qua. Allora, prima che inizi, Whiskey Bar dei Doors, che è bellissimo, e ce l'ascoltiamo, ed è una musica creepy che ci sta benissimo con le immagini che verranno dopo. Cosa succede qua? Guardate questa immagine, che tra l'altro è meravigliosa, con la luce che risplende su Andy, che è meravigliosa. Ma allora, gli altri vorrebbero andare a casa, vorrebbero mollare tutto, ma sono legati dal fatto che hanno detto che facevano il miglio dorato e devono finire il miglio dorato, se no hanno paura che gli altri scoprano che loro sanno che sono degli automi, che è una cosa meravigliosa, perché è esattamente la cosa che vi dicevo prima. Adesso loro hanno ripreso il posto della nuova generazione, devono essere ribelli. Cioè, si sono praticamente legati le mani da soli nel momento in cui hanno sacconato di botte gli automi dei ragazzini, e adesso sono loro che devono fare i ribelli, ovvero quelli che fanno il giro del miglio dorato, perché lui l'ha detto al poliziotto. Cioè, loro si sono presentati in questa cittadina a quello che ha più potere, che abbiamo visto fino adesso, ovvero al poliziotto, dicendo: noi facciamo il miglio dorato, faremo un po' di casino questa sera. E quindi si sono presentati così, ed è normale che continuino a fare così. È una cosa che è meravigliosa. Si sono automaticamente legati le mani da soli nel momento in cui sono entrati nel paesino. E adesso che hanno distrutto la nuova generazione, loro ne devono prendere il posto e devono continuare a fare il miglio dorato, volenti o nolenti. Tanto che Andy ritorna a essere alla spalla di Gary, perché nel bagno, quando Gary gli dice: ho ragione Andy, ho ragione, Andy lo guarda e gli dice: tu hai sempre ragione. E lì è il momento in cui Andy capisce che Gary, perché tutti sopravvivano, Gary ha bisogno che lui ritorni a essere la sua spalla. Non perché lui voglia essere di nuovo la spalla di Gary, ma perché Gary e tutti gli altri hanno bisogno che Andy diventi la spalla di Gary. È bellissima, è bellissimo il personaggio di Andy, veramente vola, vola. Guardiamo se c'è dall'altro. Altra cosa molto interessante è che Gary si sbaglia con due pub. Dice: adesso dobbiamo andare al Trusty Servant, che in realtà è il sesto pub, invece di dire dobbiamo andare al Good Companion, che è il quinto pub. Good Companion, buoni compagni. Sesto, Trusty Servant, ovvero servo fedele. Cosa ci fa capire della psicologia di Gary questa cosa? Che lui pensa, o perlomeno non trova tante differenze fra dei buoni compagni e dei servi fedeli. Agghiacciante come cosa. Infatti è quello che diceva prima Andy.
Noi siamo i tuoi espedienti, noi facciamo quello che vogliamo tu, che vuoi tu, che vogliamo tu. Noi facciamo quello che tu vuoi e per te va bene così, come se fossimo degli schiavi, non come se fossimo degli amici. Non ci sta. È tutto lì il problema di Gary e ci viene di nuovo raccontato una nuova volta, ci viene di nuovo sottolineato dal fatto che lui sbaglia i due. Pub è una cosa che è meravigliosa, questa cosa qui l'ho scoperta tante volte dopo che l'avevo visto, perché le prime volte lo guardi e ridi. Poi ci sono delle cose che se ci fermi a pensare dici no, aspetta, c'è questa cosa qua, le colleghi e c'è un mondo sotto questo film, c'è veramente un mondo sotto questo film di critica, di aneddoti, di cose che legano una scena con l'altra, sono bellissime, di cose che legano l'ultima scena con la prima, cioè ci sono delle cose che sono veramente... Solo right, perché comunque è pazzo, pazzo, diciamo che è pazzo. E il fatto che sia Andy a dire via con Bubu proprio cambia il personaggio di Andy fino in fondo. Direi basta, possiamo andare avanti. Però sta cosa qua del servo fiducioso e dei buoni compagni a me mi ha fulminato il cervello. Altra cosa, perché Andy diventi di nuovo la spalla di Gary, cosa deve fare? Deve ingoiare il rospo dell'incidente di 16 anni prima e si beve i 5 shot come se fossero acqua. Quindi torna a bere. Qualcosa di meraviglioso. Il personaggio di Andy, ragazzi, è meraviglioso. È meraviglioso. Andiamo avanti, sentitevi Whiskey Bar. Non so se poi probabilmente in montaggio avrò dei problemi enormi, ma provate a sentirvi, se no poi ve la mettete poi da sola su YouTube. Sentitevi Whiskey Bar dei The Doors. Bellissima. E guardate che tutti si girano a guardarli. E loro bevono e notate che le uniche che non si girano a guardarli, espediente registico perché poi ci serviranno dopo, sono le tre ragazze, il sandwich e la marmellata, non si girano perché non possiamo ancora vederle in faccia, e quindi è un espediente di Wright per portare avanti il film, e un altro che non si gira è il poliziotto. Bellissima sta cosa. Altra cosa da notare, che loro cinque vanno controcorrente. Tutti i cittadini di Newton Haven vengono verso di noi e loro ci danno le spalle e vanno controcorrente. Tutti vengono verso di noi e noi li vediamo in volto, invece di loro vediamo le nuche. Guardate il passo che hanno, cercano di conformarsi, infatti sono tutti in fila adesso. Non c'è Gary più avanti, sono tutti in fila col passo cadenzato. A veri automi, ma è pieno, è questa musica creepy, no? Il Whiskey Bar è bellissima, bellissima, ragazzi. Altre cose che mi dimentico. Esatto, quello che vi dicevo prima, il fatto che adesso, se prima erano il contorno, il vecchietto con la moglie a braccetto nel parco, la donna col passeggino nel parco, erano il contorno del film, noi eravamo completamente concentrati sui nostri personaggi, adesso diventano una cosa estremamente spaventosa, diventano la maggioranza che si può mangiare la minoranza in un attimo e diventano il grande problema che i nostri cinque hanno. Perché adesso sanno la verità, sanno che sono degli automi, non sono più liberi, ok? Io uso la parola automa, dovrei usare la parola vuoti, che è quella che usano nel film, ma non userò mai la parola robot, per quanto potrebbero essere anche identificati come robot, ma robot poi ci verrà spiegato che non è corretto come parola per descrivere i vuoti, appunto, che sono diventati i cittadini di Newton Haven e allargando la critica, i cittadini dell'Occidente, allargando la critica del regista, i cittadini dell'Occidente, ovviamente facendo di tutta un'erba un fascio che non si fa mai.
Andiamo avanti. Guardateli. Di nuovo. Lei adesso fa una paura boia. Ed eccoci al Good Companion. E guardate come si guardano. Tutti si girano, si gira uno, si girano tutti, tutti lo guardano. E guardate questa scena, che meravigliosa. Bellissimo. Ecco, anche questa cosa qua è meravigliosa, ora ne parliamo. Allora, la sosta al Good Companion, al quinto pub, è brevissima, ma basta questa inquadratura per far capire che adesso sono veramente cinque compagni di bevute, perché sono cinque compagni che rischiano il tutto per tutto, rischiano la vita, e quindi sono tornati a essere cinque compagni, ovvero dal modo in cui bevono la birra. Ovvero tutti come la beveva Gary fino a questo momento da solo, tutto ad un fiato. Entrano, danno i soldi, lui gli dà le birre, non parla nessuno, tutti bevono in silenzio. Cos'è? Da bere, birra, uno rutta, si girano ed escono. Punto. I cinque compagni sono tornati nel dramma, sono tornati a essere uniti dal fatto che rischiano la vita. Altra cosa molto bella, l'insegna del Good Companion. L'insegna del Good Companion, che sono cinque maschere, di cui quattro blu dietro, tristi, e una felice d'oro davanti. Chi sono? I quattro sono i nostri Oliver, Peter, Andy e Steve, e quella al centro, felice, giallo come la birra, chi è? È il nostro Gary, e che se li porta dietro, oppure può anche essere visto come, essendo le quattro maschere dietro blu, i quattro vuoti che vengono soppiantati, che vengono che rimangono dietro, che vengono oscurati dalla maschera dorata, ovvero Gary, dall'esuberanza di Gary. È molto bella la cosa delle insegne dei pub, sono qualcosa di meraviglioso. Quella del quarto pub mi ricordo che si vede da qualche parte, ma forse si vede soltanto all'inizio, non si vede qua, vabbè, ma poi ve la mostro, al massimo ve la mostro alla fine, se non torna, mi sembra che non torni. Vabbè, andiamo avanti, mi sembra aver detto tutto, andiamo avanti. Ecco. Ed è quello il problema. Eccoci arrivati al Trusty Servant. Il fatto che dica sono soltanto cinque amici che si divertono, il fatto che ti diverti è proprio l'emblema del fatto che non sei un automa. Ok? E su questa cosa poi la rete, ovvero l'intelligenza centrale di tutti gli automi, dovrà lavorare, e adesso vedremo. Allora, ricordatevi cos'è successo al sesto pub negli anni 90, ricordatevelo, ne abbiamo parlato all'inizio. Vediamo se qua dico già qualcosa. Ok, il Trusty Servant, ovvero il servo a cui puoi dare fiducia. Ok, il servo che porterà avanti la tua idea, non la sua idea, la tua idea la porterà avanti, la metterà in atto per te, sacrificando anche se stesso se deve, no? Quante nella storia, quante immagini di uomini così abbiamo avuto? Posso parlare ad esempio i capocchi ebrei che nei campi di concentramento, per avere loro un minimo guadagno di benessere, soffocavano
il benessere degli altri ebrei, il nero di casa nell'America del sud schiavista, si vede benissimo con Quentin Tarantino in Django. Oppure la matrona nelle case chiuse, che anche lei era stata prostituta e adesso si prenderà cura e terrà a bada le altre prostitute. Questi qua sono tutti trusty servant, ovvero tutti servi fedeli che piuttosto che mettersi al pari e combattere con gli altri, che stanno peggio di loro, che stanno peggio di lui, peggio di lei, subiscono l'influenza del capo e per poco benessere in più degli altri sottomettono e tengono sotto gli altri. Questo qui è proprio trusty servant. Ed è quello che fino a questo momento sono stati i quattro per Gary, perché Gary voleva bere, loro cosa hanno fatto? Hanno tolto a se stessi la libertà e hanno fatto decidere di nuovo sempre a Gary. Ed è quello che stanno facendo i vuoti con la mente centrale, ma poi Trusty Servant dice ancora un'altra cosa, ma che vediamo, di cui parliamo alla fine della scena. D'ora in poi un'altra cosa molto importante è le cravatte. Guardate chi porta la cravatta. La cravatta stretta al collo diventa un simbolo molto importante nel film, d'ora in poi. E direi che possiamo già andare avanti. Bevo un secondo e andiamo avanti, perché io mi sto sgolando. Guardate anche un'altra cosa, ultima cosa, poi vi giuro andiamo avanti. Guardate i colori delle insegne. Guardate il blu, perché il blu è il simbolo dei vuoti, è il simbolo degli automi. Guardate il blu, la cornice del servo è blu, la giacchetta è blu, lo sfondo della scritta è blu. È tutto blu, è tutto portato dai vuoti, è bellissimo. E anche nelle insegne precedenti c'era sempre qualcosa di blu. Forse non in tutte, ma le più tante avevano qualcosa di blu. Andiamo avanti. Eccolo. Ecco che qui si siedono, tutti bevono e Oliver va al bagno. E notate cosa dice Gary a Oliver che va in bagno. Sono fiero di te. Perché l'ultima volta eri svenuto prima, era svenuto proprio qui. La sesta birra aveva messo KO Oliver, avevamo continuato da soli. Vi ricordate all'inizio quello che dice? Ecco, quindi qua avevano perso Oliver. Cosa importante, eh? Cosa importante. Andiamo avanti. Questa scena qua è meravigliosa. Sto aggancio di inquadratura è meraviglioso. Ecco, appunto. Ecco, per questa è la cravatta. La cravatta non vende più la droga.
il fatto che prima Andy abbia detto di nuovo a Gary che lo fanno per finta di essere amici perché rischiano la vita. Se finisce bene qua, lui lo ammazza. È tutto molto più scuro di prima. E adesso sentite cosa dice il reverendo Verde a Gary. Allora, i gemelli sfuggenti, che verranno chiamati così dopo, cosa hanno al collo? La cravatta. Il reverendo Verde cosa si è messo al collo? La cravatta. La cravatta diventa proprio il simbolo del potere dei vuoti. Ed è una cosa che è bellissima. Cioè, qua Wright è stato veramente geniale a usare proprio la cravatta, che cos'è? Proprio il simbolo del... È proprio il simbolo del potere del denaro nella nostra società, no? Chi mette la cravatta è perché ha comunque una situazione agiata, di solito almeno, è proprio il simbolo al collo che stringe del capitalismo, se vogliamo. Molto bella come critica, come modo di muovere questa critica. Non innovativa, perché è sempre stata usata. Sempre stato, sì, la cravatta è sempre stata vista simbolo del capitalismo, ma è molto bello come viene usata anche per decifrare i vuoti o quelli che comunque collaborano con i vuoti. Perché da quello che si è capito, il Reverendo Verde non è un vuoto, è uno che si è standardizzato al modello di vita, alla civiltà dei vuoti. Ci viene raccontata la storia della parola robot, che è bellissima, io non lo sapevo, me l'hanno praticamente raccontata loro. Cos'altro? Ah, adesso fate attenzione, alla fine della scena, da dove esce Oliver e da dove entra, dove sparisce il personaggio del Reverendo Verde. Molto bello. Finiamoci la scena adesso. Telefono è blu. È il tuo supervisore. Si sgola la birra. Guardate Oliver, guardate Trevor. Ecco qua. Allora, se non fosse già abbastanza chiaro, io spero che, cioè, non ci sia qualcuno che si sta prendendo tutti questi spoiler in faccia, ma che tutti abbiano visto il film, tutti voi abbiate visto il film almeno una volta. Quello che si capisce subito di qua è che al bagno ci è andato Oliver e ci è uscito Omen.
Quindi non è più l'Oliver loro amico, ma è il servo fedele dei vuoti in questo momento, che porterà loro verso quello che vogliono i vuoti, perché a questo punto i vuoti sanno che loro sanno, e quindi loro diventano anche, non solo adesso, cioè non solo ora loro sono un pericolo, non solo ora loro sono in pericolo nei confronti dei vuoti, ma adesso sono diventati un pericolo per i vuoti, perché loro adesso sanno. Trevor ha parlato troppo, quindi è diventato inaffidabile come essere umano e verrà trasformato in un vuoto. E niente, delle cravatte ve ne ho già parlato. Possiamo andare avanti. E ora che loro sanno, guardate chi ricompare. Guardate chi ricompare. Eccoli! Ricompaiono i ragazzi. Perché adesso i vuoti sanno che loro sanno e quindi non devono più nascondere i cinque ragazzi che erano stati rotti e quindi tendenzialmente erano morti. Ma possono ritornare perché adesso è tutto chiaro a tutti. Anche a noi. Oggi ci siamo visti altri tre pub e abbiamo visto il cambio repentino della narrazione. La storia che stava per terminare drammaticamente con il gruppo pronto ad abbandonare Gary viene salvata dal cambio di narrazione e quindi dalla fantascienza. Giovedì prossimo conosceremo meglio Sam e andremo ad analizzare la figura femminile nel film La fine del mondo, perché c'è una parte molto importante che riguarda i personaggi femminili, Sam in primis, ma non solo Sam. Quindi a me non resta che invitarti a iscriverti, se non lo sai ancora, a cliccare la campanella così da rimanere aggiornato. E noi ci vediamo giovedì prossimo con l'ennesima parte dell'analisi di ogni scena e di ogni inquadratura della fine del mondo di Edgar Wright. In bocca al lupo.